merito abbiamo Circolo Lubiana di Pieve di Campi, che è un nostro affezionato, e Forno Antico di Bardi, che sono arrivati a pari merito con ben 52 punti. Omar Olivieri per premiare. Assessore Olivieri, ha già bevuto troppo Omar, mi sa. Non ha bevuto, eccolo. Guardate lì, guadagno. Terzo pari merito. Allora, terzo pari merito. Allora, siccome non avevamo pensato ai pari merito perché siamo proprio uno strani campagnoli, abbiamo preso un regalo, insomma un premio della festa del salame, un tagliere, decidete voi, perché vedo, allora, voi siete Forno Antico di Bardi, complimenti, e Circolo Lubiana, avevo visto qualcuno, eccola qua, giusto, è perfetto, decidete voi, complimenti, terzo classificati. Beh, la foto la facciamo tutti insieme. La foto la fate tutti insieme, poi o se no giocatevi la sorte, vedete voi, insomma, decidete. Beh, venite pure per la foto, che tanto un bel applauso, no? Bravi! Gli amici della montagna, cioè Luigi Malucelli. Dov'è Luigi Malucelli? No! Secondo! L'anno scorso? Terzo! Quest'anno secondo! Le di una batlacisi, si è espresso come sempre Luigi. Chi premia Luigi Malucelli? Omar, dove sei? Omar, che deve premiare Luigi Malucelli a nome degli amici della montagna, che sono i camminatori che segnano tutti i sentieri, che mettono. Mi sembra che qualche premio l'hai già vinto, no? Sì, infatti sono molto felice, grazie a tutti, insomma, speriamo di migliorarci sempre di più. Senti, il segreto della buona torta d'erbe qual è? La materia prima è cosa più importante, parmigiano, sta vecchio senza 6 mesi, olio buono, la cottura è importantissima, molto importante la cottura, e saperla fare. La cottura è molto importante. Ce n'è ancora di spazio in negozio per mettere i premi sui muri? Sì, allora ci abbiamo. Io direi che la premiazione la deve fare il sindaco, cosa dite? È laggiù il sindaco, fa la quasi futura moglie del sindaco? No. Chi è che fa la premiazione qua? Non era mai il sindaco. Sindaco! Diego, qualcuno ti ha scambiato per un altro poco fa. Eccolo qua, t'hanno posizionato molto fuori zona. Ha vinto Borgo in Tavola, premia il sindaco di Borgotaro, Diego Rossi. Alle centinaia di persone che oggi sono qui, grazie a tutti quelli che stanno contribuendo affinché questa bellissima festa riesca nel migliore dei modi. Torta d'erbe e salame, questo abbinamento a chilometro zero di prodotti locali tipici che caratterizzano questa prima festa all'aperto della stagione valtarese e borgotarese, quindi siamo molto soddisfatti. Diciamo, Mauro, tu mi hai abbandonato, ma credo che la torta d'erbe vincitrice non è una sorpresa, e quindi facciamo i complimenti a Cinzia, Borgo in Tavola, dicevo, non è una sorpresa perché da diversi anni questo premio va a questa attività importante di Borgotaro. Ringraziamo però nello stesso tempo anche tutti i partecipanti del concorso, perché credo che tutti coloro che alla fine si mettono in gioco con uno spirito positivo, che è quello di recuperare le nostre tradizioni, ci aiutano a rendere ancora più bella e partecipata questa festa. Quindi un grazie a chi ha vinto, ma a tutti quelli che hanno partecipato e a tutti quelli che sono qui questo pomeriggio. Grazie. Partiamo con la battitura delle torte d'erba. Ringraziamo tutti quelli che hanno partecipato, vedo che sono in tanti, oltretutto vedo che il tempo è stato bello. Io ringrazio tutti, non credevamo che ci fosse così tanta gente, penso che ne siamo tutti contenti, tutta la comunità penso che sia tutta contenta. Grazie a tutti. Abbiamo i vincitori della gara del salame, adesso chiamo le autorità per venire a premiare
e partiamo. Allora, punteggi molto alti, abbiamo 9 premiati. Partiamo dal terzo della Valceno, che è Conti Loredana. È presente Conti Loredana? Conti Loredana, terzo della Valceno. Ecco che arriva. Omar Olivieri, premi tu. Complimenti Conti Loredana, terzo della Valceno. Sì, ma sempre Omar. Cristina, vieni a premiare il primo della Valceno. È un nostro affezionato concorrente che tutti gli anni si piazza in posti altissimi. Complimenti, Moglia Luciano, secondo posto della Valceno. Foto di rito. E primo posto della... Ah, viene a ritirare ancora Conte Loredana. Premia Cristina Del Grosso, il comitato di Brunelli. Ah, due premi raccolti, bene. Zucchelli, per Zucchelli Lina. Prima della Valceno, la foto di rito ci vuole. Franco, vuoi la prima della Valceno o te ti occupi solo della Valtaro? Terzo posto per Lecchini Guido. Dov'è Lecchini Guido? Lecchini Guido c'è? Non c'è Lecchini Guido. Beh, comunque complimenti a Lecchini Guido. Secondo posto per Savani Mirko, Borgotaro. Savani Mirko c'è? Glielo portiamo nei prossimi giorni. Primo posto assoluto per la Valtaro, Hotel Firenze. C'è qualcuno dell'Hotel Firenze? Non c'è. Bene, passiamo a questo punto al terzo assoluto. C'è un pari merito tra Querzoli Maria, no scusate, tra Querzola, che non ho il nome, e Brattesani Maria. C'è qualcuno di Querzola? Querzola è fuori? Glielo dite che è arrivato terzo assoluto? Querzola, qualcuno di Querzola? Arrivano? Assoluto Bosi Giovanni, è presente Bosi Giovanni? Non c'è nessuno. Arriva Querzola, eccolo. Premio Omar Olivieri. Eccolo qua, applausone per Querzola, qualcuno di Brunelli che vince, favore di telecamere, terzo assoluto insieme a Brattesani Maria, punteggio molto alto. Trattoria Mussi di Caboara, c'è qualcuno della trattoria Mussi di Caboara? C'è una dipendente, perfetto, premia Diego Rossi, primo assoluto di quest'anno con un buon punteggio, trattoria Mussi di Caboara.